ci occupiamo del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano in aula da diversi giorni. Si sta dando la parola alle difese, agli avvocati difensori degli imputati. E allora andiamo a sentire oggi dal nostro Luca Pompei com'è andata. Buongiorno Luca. Buongiorno Mi senti? Marina, Eccomi. eccoci qua. Allora, mancano ancora 11 posizioni da vagliare dei 30 imputati del processo per la tragedia all'hotel Rigopiano. Oggi è una giornata importante perché è tutta incentrata sui principali imputati della provincia, in particolare l'ex presidente Antonio Di Marco e l'ex dirigente Paolo D'Incecco. Difesa affidata a ben tre avvocati, Gianfranco Iadecola, Marco Spagnolo e Augusto Lamorgia, che già nei giorni scorsi hanno presentato una memoria di oltre 200 pagine, ma stanno comunque dando seguito alle loro arringhe. L'intera mattinata affidata all'arringa di Marco Spagnolo, che ha illustrato nel dettaglio quello che ha fatto la provincia in quei drammatici giorni. Ebbene, la provincia, secondo Spagnolo, ha fatto tutto quello che andava fatto, pur essendo un ente in disarmo, vista la riforma del Rio, e che se responsabilità vanno cercate altrove, riferendosi inequivocabilmente a regione e prefettura. Sulla posizione specifica di Marco e D'Incecco, e tra poco sentiremo la sua dichiarazione, Di Marco aveva funzioni meramente politiche, di indirizzo e di controllo, e non certo funzioni amministrative. Mentre sulla D'Incecco va detto che lui dalla 16 gennaio al 20 gennaio era in malattia, e quindi, secondo una disposizione anche della Cassazione in merito alla normativa sul pubblico impiego, era sospeso da quelle che erano le sue funzioni. Tuttavia, D'Incecco si è dato molto da fare, si è speso molto in quei giorni per cercare di monitorare la situazione su quella che era una drammatica emergenza su tutto il territorio regionale e in particolare su quello provinciale, partecipando attivamente ai gruppi WhatsApp dove circolavano informazioni in tempo reale e dando suggerimenti e spunti per quelli che dovevano essere gli interventi di quel giorno. In ogni caso, su di lui, secondo Spagnolo, accuse non esigibili proprio per il suo stato di malattia. Si è poi fatto riferimento a un precedente della provincia di Lucca su un episodio simile nel quale la provincia di Lucca era imputata, nel quale la Corte d'Appello di Lucca ha dato disposizione di assoluzione perché, dicono i giudici della Corte d'Appello toscana, il fenomeno meteorologico si può prevedere, ciò che non si può prevedere, la sua eccezionalità. E allora andiamo ad ascoltare una dichiarazione sia di Marco Spagnolo, ma anche di Rossella Del Rosso, sorella di Roberto Del Rosso, particolarmente piccata da quelle che sono state le dichiarazioni di Spagnolo in merito anche a quelle che erano le funzioni del hotel. Ascoltiamo e poi la linea può ritornare allo studio. Antonio Di Marco era esclusivamente dal 2014 il presidente della provincia, quindi organo politico, organo non dotato di alcuna potere di amministrazione attiva. Il dirigente Paolo D'Incecco riteniamo che invece in qualità di responsabile ultimo del servizio viabilità, oltre ad una serie di servizi adesso connessi e o addirittura a spazi invece di amministrazione completamente disgregati dal servizio viabilità, in un momento in cui la provincia, abbiamo detto questa mattina, era un ente totalmente in disarmo, rispetto a questa posizione riteniamo che l'ingegner Paolo D'Incecco abbia davvero fatto tutto ciò che era nella possibilità di fare, sia in qualità di dirigente che addirittura in qualità di mero cittadino che, preoccupato dal letto, diciamo, della malattia, di quello che stava accadendo, ha provato persino a, come dire, prendere informazioni e cercando di sollecitare dove ha potuto quelle che potevano essere, diciamo, delle ipotesi risolutive. In tutto questo capiamo, e stamattina abbiamo cercato di sottolinearlo, che la richiesta di giustizia sia una richiesta sacrosanta, sia opportuno fare tutti gli approfondimenti del caso, ma abbiamo detto questa mattina che il vero spunto che crediamo debba essere tenuto come un fil rouge dell'intera vicenda
sia quella di valutare effettivamente caso per caso quali sono i profili di responsabilità e non tanto se ci sia un colpevole. Io voglio precisare due cose fondamentali. Nel piano neve per la zona 1 non c'era alcuna turbina e questo mi sembra che sia un aspetto insindacabile. Seconda cosa, nessuna delle richieste che sono state rivolte ai funzionari della provincia e in particolare al dottor Di Marco sono state poi trasmesse in occasione del CORE. In ultimo, cioè ci si preoccupava da parte del Dincecco di far arrivare una turbina a Rocca Caramanico per liberare 4-5 persone che erano risalite dopo la pulizia della strada effettuata nel 2016, una turbina che invece per ammissione dello stesso Dincecco era destinata all'Alta Vestina, dove in effetti non c'era nessun mezzo.